manco ne vedo. Qual è la situazione del trasporto passeggeri disabili qui all'aeroporto Falcone Borsellino? La situazione è molto precaria, anche perché i lavoratori cosiddetti volontari o a contratto erano dei lavoratori che in questi anni hanno svolto una vera e propria attività lavorativa qua dentro. Noi come organizzazione sindacale li stiamo facendo il possibile per sensibilizzare il mondo politico, per sensibilizzare la GESAP, per sensibilizzare l'INPS, per sensibilizzare l'assessorato al lavoro, perché una cosa del genere non può continuare. Da quanto tempo si protrae questa situazione di precarietà all'aeroporto Falcone del Borsellino? La situazione è già da più di 10 anni che è combinata in questa maniera. Pretendiamo innanzitutto il rispetto da tutti e vogliamo che finalmente ci venga restituita la nostra dignità, soprattutto, perché non ne possiamo più di svegliarci alle 4 del mattino, di arrivare qui in sala per veramente 2 lire. Siamo stanchi, siamo distrutti, non ce la facciamo più e per giunta è arrivata quest'ultima botta che veramente è stata la fine per noi, perché ci sono persone che hanno famiglia, hanno figli e con quei anche 350 euro al mese cercavano di arrotondare o di camparci. E adesso è una situazione veramente vergognosa, siamo stanchi, siamo distrutti.